Perché Ludo mi ha chiuso il dito nella lavastoviglie. Allora. Che vuoi? Mo che altro te devi mangiare? Che cosa pancake, vuoi? Il pancake. Vuoi il pancake? Far vedere come si fa il pancake. Pancake, che gusto vuoi il pancake? Allora, questo è difficile, whipped cookies e chocolate and caramel. Allora, latte e biscotti oppure cioccolato e caramello? Lo so, Ludo, io sono una persona da cioccolato, quindi dico cioccolato. Però? Perché, no, ti dico cioccolato, perché io in questo momento farei, ragazzi, scegliete voi qua sotto, chiamate subito, però non c'è. No. Perché lo vedono dopo, quindi scelgo cioccolato perché sono una persona da cioccolato. Cioè, se sta anche cucina se mi... potesse fare, sto sempre in cucina. Mickey cookies sembra molto bello, però vabbè, vai cioccolato, vai. Direi sì. Sicuro? Okay. Quindi questa l'abbiamo esclusa, ok, adesso. No, cioccolato, ti ho detto. Ah. Che ne so, ok. Quanto ne vuoi? 120 grammi. 120 grammi. Allora, quindi 120 grammi di farina. Adesso ci inventiamo qualcosa per fare un pancake. Dopodiché ti ci metto anche il burro di arachidi e la marmellata. Ok. Ho anche una dita però, non è che sto sempre cucinando. 120 grammi. Chiamano... tanti albumi. In questa ciotola abbiamo 250 grammi di albumi, 100 grammi di yogurt bianco intero senza zucchero, 30 grammi di eritritolo, 20 grammi di farina di arachidi e, già che ci siamo, un pizzico di sale, 10 grammi di cacao amaro in polvere, lievito vanigliato per dolci 6 grammi. Prima di cuocerlo lo facciamo riposare 10-20 minuti. Morbido, so soft, fluffy. Qualcosa di sensazionale. Piccolo conto delle proteine, visto che molti stanno facendo i conti, e io dico sempre, quando siete in bulk assicuratevi di avere almeno un grammo per chilo di proteine nobili, e state più o meno in quel range. Quindi primo pasto più o meno un 20 grammi di proteine nobili, secondo pasto sempre una ventina di grammi, terzo pasto una ventina di grammi, quarto pasto un'altra ventina di grammi, quinto che sarà la cena un'altra ventina di grammi e sesto pasto il pre-nanna sempre una ventina di grammi. Quindi stiamo a un 120 grammi di proteine nobili totali. Ovviamente con il fatto che peso adesso sto su 108 stavo e ondeggia tanto il peso, varia tanto, quindi sto un filo più alto, però insomma siamo alla 120. Ovviamente le proteine totali saranno molto elevate, ma questo perché carbo, grassi, quindi tutte le proteine indirette sono elevate. Quindi il punto è sempre, non posso basarmi soltanto sulle proteine totali, la difficoltà che ho è che in fase bulk spinto, avendo così tante proteine indirette, mi troverei a stare bassissimo delle proteine dirette e le nobili, che sono quelle con l'aspetto aminocilico completo, quindi dobbiamo tenere in considerazione una certa componente di nobili. Ora, un grammo per chilo non è un numero scritto, elaborato dalla ricerca, eccetera, è semplicemente aneddotico, ragazzi, quindi stanno un po' più alti, stanno un po' più bassi. Però il discorso è cercare anche di basarsi sui feedback. Riesco a digerire bene? Sì. Riesco a stare a posto a livello gastrointestinale? Sì. Cresco bene? C'ho buoni feedback? Riesco a gestire tutto? Sì. That's it. Ci siamo. Quindi questo è un piccolo specchio. Adesso io mangio perché... Mentre mangi, fammi dire che è bello morbido. Mia. Raga, è un cuscino. Io questo adesso lo prendo, non ci dormo. Amore! Mamma mia, che bontà. Vabbè, avete visto come farlo, quindi rifatelo anche voi.